Che se ne infischiano, esattamente, no, della pace e dei poveracci. Sì, due cose, perché è bello quello che allora, fai. Prima di tutto grazie di questo premio che avete dato. Io devo dire la verità, mi aveva chiamato lui, Eugenio, ma poi non si è fatto più io. No, però dalla settimana comunque, fase, c'è stato un malinteso. Sì, questo malinteso, io ero venuto anche per parlare di cose abbastanza importanti. Mi ero portato dietro due volumetti che vorrei far vedere, perché qui, tra l'altro, noi abbiamo tra di noi uno dei pochi farmacologi italiani. No, non faccio per farti un complimento, è la verità, ma qui gli amici, quelli che mi conoscono, lo sanno perfettamente, perché dico che lui è un amico farmacologico, perché gli altri sono tutti venduti. E quella è la E siccome il professor Pantaleoni a suo tempo lo chiamai a tenere un corso di farmacologia che è stato molto importante presso l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, ovviamente gli voglio dare questo riconoscimento che si merita perfettamente, perché dobbiamo dire anche questo, no? Il professor Pantaleoni, con tutto che è non conosciuto, è stato conosciuto, però per le carriere che fanno altri, con la spintarella, no? Lo diciamo in maniera la spintarella, diciamo sempre nei nostri video, capito? Pop up. Non ce l'ha mai avuta, è la spintarella, ha avuto perfettamente ragione. Si chiama pop up. A quegli altri non è servito a niente, restano degli stronzi come stirano e come restano. E questo glielo dobbiamo dire. Non solo dico che è uno dei pochi farmacologi, ma perché è uno che la farmacologia la conosce, oltre ad essere stato allievo di un grande farmacologo che era stato l'Espagna. Quindi queste cose le dobbiamo dire in maniera molto chiara. Poi l'altra cosa, io sono venuto con Orazio Ferniani, che giustamente merita tanto quanto chiedo io qualsiasi premio, perché ovviamente è l'estensore di tutte le denunce che noi presentiamo nei confronti di loro signori, come molte persone che stanno qui sanno perfettamente. Voglio dire anche una parola in questo senso, perché giustamente vi ho detto per la pace, ma operare per la pace significa combattere i delinquenti, perché noi possiamo fare quello che vogliamo, ma se non combattiamo il delinquente, tra l'altro Leonardo che cosa ha lasciato scritto? Non combattere il male vuole che si faccia. Tra l'altro lui scrive che si faccia, perché parla italiano vero, perché non è che si faccia, l'italiano vero vale che si faccia, è chiaro? Un grande toscano di nascita conosce perfettamente l'italiano. Allora, questo è un aspetto importantissimo, anche perché cosa è successo l'altro giorno? L'altro giorno è incominciato a franare questa super costruzione che è stata questa pseudo Unione Europea contro l'Europa dei popoli. Allora abbiamo un popolo che si è ribellato e tanti altri popoli si ribelleranno giorno dopo giorno. La cosa più bella è che ho fatto un'intervista stamattina con uno dei nostri avvocati, l'avvocato Maurizio Cerchiara, per denunciare che questi signori che gestiscono l'opinione pubblica italiana, a cominciare dall'ex direttore di Repubblica, da quello del Corriere della Sera, tutta questa gente qui, sono andati completamente in tilt. Allora bisogna leggere, faremo un altro video domani, dove denunceremo quello che scrivono sti mascalzoni. Perché sono andati in finta, hanno detto la verità loro. Dice, i popoli non contano niente, hanno scritto, hanno avuto il coraggio di scrivere su Repubblica e sul Corriere della Sera. Quello che conta ha detto l'ex presidente. Che avete fatto voi, finanzieri, assassini, bascalzoni, deliberatori di tutti i popoli d'Europa. Quando uno, ho capito, si ribella, dice no, non gli spetta. Hanno avuto il coraggio di scrivere. No, peggio, allora, l'ex presidente Napolitano ha detto che meno male che in Italia è proibito per Costituzione. Cerchiamo l'ex presidente, il presidente a oltranza oltretutto, sappiamo chi è, quante volte abbiamo denunciato Giorgio Napolitano? 17 volte. 17 volte.
Non lo so. Va bene per lui, se dopo solo la mazza, diciamolo in maniera molto chiara. Infatti, è vero.